Buongiorno a tutti, ragazzi. Oggi video diverso dal solito. Oggi video in compagnia di un ospite e voglio lasciare a lui il piacere di presentarsi, così vi spiegherà perché è qui oggi. Vi dico che è un ragazzo che mi ha scritto dopo un video che avevo fatto e mi ha detto: argomento interessante, io sto studiando questo, il mio sogno è fare quest'altro nella vita, e quindi se vuoi proviamo ad approfondire il discorso. Vi dico tra l'altro che oggi su Numero Diez uscirà un mio nuovo contenuto, i 5 giocatori che mi hanno deluso di più in questo inizio di stagione. E quindi, se volete scaricare Numero Diez, vi invito a passare qui sotto in descrizione. Troverete il link per scaricare gratuitamente l'applicazione su iOS e Android. Fateci un salto perché questo contenuto sarà interessante anche per confrontare un po' i giocatori che hanno deluso me e quelli che invece hanno deluso voi. Fatemi sapere se siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Per quanto riguarda invece il contenuto che andremo a fare oggi, beh, direi di far entrare subito il nostro ospite e quindi ciao Mattia, ben Ciao a ritrovato. tutti ragazzi, ciao Luca, mi presento brevemente, Vai. sono Mattia Irriu, ho 21 anni, studio scienze motorie e faccio l'allenatore delle giovanili di calcio. Ho l'accento come quello di Lello, Si sente quindi un per chi pochino. si sente molto. E, insomma, ho voluto fare questa piccola presentazione insieme a Luca per illustrarvi un po' quali potrebbero essere le cause che hanno dato via a questo inizio di stagione della Juve deludente, lo sappiamo, ma soprattutto quali sono le cause che hanno portato ad avere 15 infortuni muscolari nel giro di un mese praticamente. Allora, io faccio un passo indietro perché Mattia mi aveva risposto su Instagram, mi pare, al video degli infortuni in generale, quella tabella riepilogativa che avevo portato. Quel video ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede, nel canale lo potete trovare. Io tendo sempre a sottolineare ancora quello che avevo detto in precedenza, cioè io non ho gli strumenti necessari per fare un quadro generale della situazione, quindi io semplicemente non sono qui a dire è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Però sicuramente Mattia ha studiato, ha avuto un percorso che gli permette di dire alcune cose magari diversamente da me, fermo restando che neanche lui può No, avere infatti. la verità assoluta perché non è stato presente, no, alla preparazione, agli allenamenti, però ci sono alcune linee guida che Mattia ha voluto sottolineare, ha messo insieme in una presentazione e questa cosa possiamo dire che sarà utile anche solo in chiacchiera tranquillamente, ma per dire io sono uno soggetto molto spesso a infortuni muscolari nel mio piccolo, quindi Mattia fammi sapere come potrò Va eventualmente. benissimo. Ok, direi di iniziare e mandiamo in onda la presentazione che ha creato Mattia. E quindi eccoci qua, preparazione atletica della Juventus. Vai Mattia, dimmi quando Allora, parto girare slide e io ascolto te. con una premessa nel dire che ovviamente queste critiche, tra virgolette, sono state mosse grazie agli studi scientifici sul caso, quindi io non ho la presunzione di insegnare nulla a nessuno, anzi, mi tiro indietro, comunque sono semplicemente delle chiacchiere. Dal punto di vista scientifico, basandomi su quello che è stato fatto vedere dalla Juve, quindi dai Reels su Instagram, dalle parti in palestra e quant'altro, insomma. Poi nessuno è alla cantinassa, nessuno può dire effettivamente cosa si faccia lì in realtà. Certo. Dunque, dopo questa breve premessa possiamo anche andare avanti. Ne Ok, slide avevo numero anche 2. inserita, se non sbaglio, sì, ecco qua. Quindi le tematiche discusse e analizzate in queste slide sono frutto, come detto, di un confronto tra evidenze scientifiche alla base dell'allenamento e ciò che viene poi applicato sul campo. Ok, andiamo avanti allora. Qui è una piccola panoramica che ci dice appunto il numero degli infortuni muscolari da agosto a settembre, quindi il dato è abbastanza allarmante comunque perché 15 sono tanti. Sappiamo che i preparatori atletici hanno il dovere di dare all'allenatore la squadra pronta, quindi ecco tutto, insomma, qua è abbastanza emblematica l'immagine. Sì, io qua ho due domande da farti, inizio Certo, a dimmi pure. romperti le balle. Intanto, settembre, che giorno? Hai una data specifica? Perché Se non sbaglio era il 19 settembre, quindi Juve, se non Monza Juve sbaglio. per intenderci, Esatto, siamo Monza Juve. ok. E in questi 15 infortuni sono contati anche gli affaticamenti? Perché da quanto ho capito, Sì. affaticamento e infortunio sono due cose diverse, no? Sì, è contato tutto. Tutto, ogni stop Tutto muscolare. tranne gli infortuni da trauma, come possono Certo, essere quello di Chiesa o quello dopo di Pogba. Caio Orghi, ad esempio.
Pogba. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Allora, qui avevo messo un link che no, purtroppo non riesco ad aprirti in questo momento. Sì. Comunque, sostanzialmente era un video dove mostrava appunto Vlahovic, Gatti, Perin, tutti in palestra a fare delle sedute di, tra virgolette, forza. Possiamo notare presenza di costante di attrezzi come Bosu Ball, che ho fatto anche una slide dopo che dove diceva che le Bosu, per chi non lo sapesse, sono delle, dei palloni con la base piatta per aderire al terreno, che vengono utilizzati in Italia per l'allenamento della forza, ma che in realtà la scienza dice che non servono per l'allenamento della forza, bensì per recupero infortuni, diciamo. Okay, sono quelle palle giganti? Giusto? No, quelle sono le Fitball. Le Fitball, ok. Allora le Boswell è una cosa ancora diversa, e in che modo aumenterebbero la forza? Cioè, secondo il ragionamento della Juventus? Allora, secondo il ragionamento della Juventus, andando a lavorare su una superficie instabile, si vanno a reclutare più unità muscolari e più muscoli per stabilizzare il movimento. Quindi dovrebbe aumentare la forza che arriva alla leva ossea, in teoria. Ok. Nella pratica, tu quando usi le Bosu, che sono superfici instabili, come detto, vai a stimolare soltanto i muscoli stabilizzatori. Ok. Senza stimolare i grandi gruppi muscolari che sono quelli coinvolti nel movimento. Quindi praticamente stai effettuando dell'isolamento che non serve per allenare la forza in sé. Ok, quindi per intenderci, invece che allenare la forza, in questo momento stanno seguendo una terapia di recupero infortuni, anche se non sono infortunati. Sostanzialmente, a grandi linee, sì, più o meno. Ok, ok. E posso andare avanti? Certo, prego, okay. Assolutamente. Eccoci qua. Eccoci qua. Qua ho citato uno dei più grandi scienziati e di allenatori di performance del mondo, che è Michael Boyle, che appunto ci dice che le Bosu potrebbero essere valide soltanto per eseguire dei push-up, quindi per l'upper body, per la parte alta del corpo. Quindi okay, i push-up in superficie instabile andrebbero bene, ma soltanto per quello. Per quanto riguarda la forza, no. Ok, e noi abbiamo la certezza che Juventus la stia utilizzando per la forza, cioè tramite quel reel era un allenamento strutturato per gestire la forza, no? Era... Allora, esattamente, sì. Sono state inserite sia all'interno di un percorso dove facevano vari appoggi sulle Bosu, poi saltavano degli ostacoli e andavano alla speed ladder. Quindi praticamente il loro inserimento era semplicemente per quello. Ok, perfetto. Allenamento della forza. Ok, questi sono delle basi, diciamo, da cui partire per l'allenamento della forza. Una su cui io mi vorrei soffermare di più è l'elevato sovraccarico che deve essere necessariamente utilizzato per allenarla. Ok. Ad esempio, i carichi devono essere elevati, altrimenti non vado ad allenare la forza. Sempre rifacendomi al video che ho provato a mettere, ma non si riesce ad aprire, Perin faceva delle alzate olimpiche con un sovraccarico relativamente basso. Ok, quindi non stai allenando la forza. No, decisamente no, per intenderci no, il sovraccarico deve essere più elevato. Poi se qualcuno della Juventus mi vuole smentire, io sono, ripeto. Certo, assolutamente, nessuno ha la volontà di... la domanda che ti faccio per cercare, certo, di mettere pure tutti sullo stesso piano, io in primis, cosa intendiamo per forza? Allora, la forza dobbiamo distinguerla dall'ipertrofia. Quando tu vedi un bodybuilder tra virgolette grosso, mm-hmm, non è muscoloso, forte. Non è detto che sia forte, fa un allenamento che si basa sull'ipertrofia, quindi aumentare il volume muscolare. Ok. L'allenamento della forza in chiave performance è un'altra roba, perché noi andiamo a aumentare la forza non necessariamente con ipertrofia conseguente, ma diciamo che andiamo a modificare le componenti, quindi le fibre muscolari, che ci permettono di tradurre questo allenamento in performance. L'ho spiegata malissimo, però è abbastanza chiaro. La cosa che volevo capire, le Bosu Ball, però prima mi parlavi della parte superiore del corpo, no? Sì.
per un calciatore non dico che sia inutile perché non è assolutamente vero, però non stiamo parlando di forza nelle gambe, cioè perché la sensazione che abbiamo tante volte vedendo la Juventus è che la squadra sia molto esatto. sulle gambe, ma esatto. sono due cose differenti. Sì. Giusto? Sostanzialmente sì. Ok, perfetto, era soltanto questo per capire, cioè non stiamo parlando della parte inferiore del corpo, ci stiamo focalizzando soltanto su quella superiore. Esatto, per okay. la parte inferiore avevo tra l'altro raggruppato una serie di esercizi più avanti che poi ci arriviamo, vi racconterò. Ci arriviamo. Sì, perché il punto principale ad oggi sono bene o male gli adduttori, quindi dovremmo arrivare esatto. anche a esatto. parlare di quella roba lì. Ok, esatto. Questo? Allora, questo è come la forza dovrebbe essere allenata secondo la scienza. Quindi, come ho detto prima, sovraccarichi elevati per ottenere gli adattamenti neuromuscolari che ci servono per la performance. Okay. Utilizzo appunto di esercizi che richiamino grandi gruppi muscolari per far sì appunto che l'allenamento sia efficiente. Poi aggiungo altre cose qua che sono il principio della periodizzazione, quindi è fondamentale inserire ogni settimana almeno una seduta barra due di forza su cui lavorare anche durante la stagione. E poi il principio di progressività del carico, che è appunto la progressione dei carichi in base all'esigenza dell'atleta singolo. Ok, e in che modo la forza può dare quel qualcosa in più a un calciatore che gioca fuori dalla porta? Perché posso immaginare che un portiere, certo il rinvio con le mani, la parata sì. è diverso, però un giocatore in movimento in che modo tramite la forza riesce ad aumentare la sua performance? Allora, benefici che ci ha dato la scienza ma che sono certo. anche evidenti, basti pensare alla Haaland del Manchester City mm-hmm. per capirci, aumento del salto verticale, okay. traduzione in sprint, quindi minor tempo di passaggio tra posizione di stallo a sprint, okay. quindi maggiore esplosività, esplosività esatto. maggiore intensità, i benefici sono parecchi, anche addirittura nel tiro. Ecco, infatti quindi, volevo parlare di equilibrio anche, immagino che ci sarà una componente legata all'equilibrio e quindi alla coordinazione. Sì. Assolutamente sì, okay, assolutamente perfetto. Sì. Perfetto, era solo perché io magari tante cose le do per scontate, però non so se poi scientificamente sono corrette. È corretto, è corretto. Ok. Allora, qua abbiamo, quindi, per poter allenare la forza nel modo corretto, quindi ho messo una scaletta di come dovrebbe farsi, prendendo spunto, tra l'altro, da un libro di Nicolas Rubini, che è uno strength and power coach, che mi ha ispirato parecchio, e che okay. ringrazio, qualora mai dovesse vedere il video. Lo salutiamo, che ci segue sempre. Quindi abbiamo chiaramente servirci di esercizi col bilanciere e con elevate mm-hmm. resistenze esterne, che sarebbero i carichi. Poi dobbiamo allenare la forza unilateralmente nelle sue componenti, quindi massima, forza esplosiva, lo sprint training è importantissimo, perché se certo. vogliamo giocatori veloci dobbiamo necessariamente allenare lo sprint. Certo. Poi dobbiamo appunto sfruttare il lavoro ad alta percentuale di carico rispetto al massimale. Quindi basandoci sul massimale di ogni calciatore che abbiamo, dobbiamo assolutamente lavorare ad altissimi carichi, quasi avvicinandoci al suo massimale, usando poche ripetizioni appunto, perché chiaramente essendo così elevati i carichi non possiamo andare a stressare certo. così tanto i muscoli dei nostri poveri calciatori e inoltre non otterremo i benefici di cui avremo bisogno. E poi periodizzando appunto la forza massimale con quella esplosiva e con lo sprint training. Quindi andando a incastrare queste componenti nell'arco della settimana per ottenere appunto un allenamento efficace. Ok, perfetto. Poi giù ho messo una piccola parentesi dove dico che chiaramente noi non sappiamo cosa realmente si faccia lì all'interno della continassa. Certo. È possibile anche che questi allenamenti vengano proposti, come non lo è, perché comunque la scuola italiana da questo punto di vista ha dimostrato che preferisce allenare la forza con esercizi a corpo libero e di stabilità piuttosto che il vero metodo che paga sempre, diciamo. Ok, perfetto. Quindi forse a livello italiano siamo un passo indietro rispetto alle tendenze scientifiche. Purtroppo, diciamo purtroppo sì. Ok, non è un discorso Juve, ma un discorso italiano. Allora, qua ho messo una serie di esercizi per lo sviluppo della forza che sono, diciamo, i principali. Abbiamo il classico squat,
trap bar jams, dove il trap bar è appunto una barra che viene utilizzata per effettuare degli stacchi da terra, banalmente, che coinvolge principalmente i quadricipiti, però. Ok. Poi abbiamo la pliometria, che è appunto un sistema di allenamento dove vediamo principalmente, detto in parole povere, i salti, i balzi, verticali, orizzontali, ed è molto importante perché ci aiuta nell'esplosività. Poi abbiamo il jump squat, che è una variante dello squat inserendo il salto, gli affondi, lo squat bulgaro, quindi è un'altra variante dove si utilizza una sola gamba, per intenderci. Quindi è utile anche variare gli appoggi durante l'allenamento, magari non utilizzando esercizi che coinvolgono tutte e due le gambe, per dirla in maniera semplice, in parole povere, e utilizzare anche esercizi che ne coinvolgano una sola, diciamo. Sì, io nella mia ignoranza conoscevo soltanto lo squat e l'affondo e, e diciamo in realtà che ce ne sono. È pienissimo anche di varianti tra questi esercizi stessi. Ce ne sono tanti altri. Anch'io personalmente non ne conosco tantissimi, ne conosco, meno male. Ma mi sento già meno a disagio, dai, diciamo così. No, figurati. Ecco, forse qua ti ho anticipato la domanda che ti ho fatto sì, prima. Sì, esatto. Però sostanzialmente i benefici sono tanti, mi volevo soffermare su uno studio. Sì. Ovvero su il fatto che l'allenamento della forza riducesse gli infortuni muscolari, è stato provato ed è molto importante, forse anche emblematico per quanto riguarda il nostro momento. È per questo anche che magari è stata introdotta la palestra molto più rispetto al passato nel calcio? Cioè, esattamente, sì. Per questo motivo qua, no? Immagino. Sì, perché... No, cioè idealmente il calciatore più massa ha, quindi magari fa più fatica a fare lo sprint, però dall'altra parte c'è tutto il discorso legato alla forza che potrebbe venire in soccorso, no? Ecco, sì. Quello, un altro argomento importante, è una piccola parentesi, spesso si sente dire in giro che i pesi rallentino, no? Non è vero. L'ha sentito chiunque, non è vero. I pesi assolutamente non rallentano, dipende da che allenamento faccio fare al mio atleta. Okay. Se faccio fare al mio atleta un allenamento di ipertrofia, allora può darsi che tolga i benefici della velocità, esatto, a discapito della velocità allenando appunto l'ipertrofia. Ma se faccio allenamenti di forza, forza esplosiva, forza massima, allena la velocità, no, non rallenterà mai, anzi. Ma infatti mi viene in mente l'esempio, anzi ho due esempi in testa. Uno è Pato, che quando ero ragazzino mi ricordo che Pato andava fortissimo, poi ha messo su tutta quella massa e ha iniziato ad aumentare gli infortuni. Esatto. L'altro è Moise Kean, che prima di tornare alla Juventus era molto gracile, adesso invece è tornato ben piazzato. E tanti vanno ad indicare proprio quel cambiamento a livello fisico per Ken, per magari dire non è più quello di una volta, per quello. Sì. Non sono cose collegate. No, non sono cose collegate. Bisogna poi vedere in che modo, certo, è stato allenato Ken o Pato. Perché però idealmente? Idealmente no. No, ok. Dicevi può darsi, scusami? No, può darsi che magari sia stato fatto un programma sbagliato e allora lì alzo le mani anch'io, è un altro discorso chiaramente. Allora chiedo scusa se senti un trapano in sottofondo, ma i miei vicini di casa hanno deciso che questa settimana trapanano. Okay. Tranquillo, no. Anche i miei. Questa è la palestra del Manchester City, questa è Foden, intento a svolgere un trap bar deadlift. Ho messo questa immagine per far vedere appunto come si lavora realmente, perché il modello Manchester City è un modello da seguire. Okay. Soprattutto per far vedere quanto i pesi siano importanti per la performance. Allora, io questo esercizio non l'ho mai fatto in vita mia, però non mi sembra un grande carico, giusto? Cioè si fanno con carichi medio-bassi? Allora, in realtà... è molto alto, perché Foden mi sembra molto gracile idealmente, è una curiosità, allora, se non lo sai. No, per lui potrebbe essere parecchio alto. Parecchio per lui? Alto. Per lui, perché comunque la sua conformazione fisica non è, diciamo, non lo porta ad essere muscoloso, tra virgolette. Certo. Però in realtà dovrebbe essere elevato per lui, anche se a noi sembra che sia... Cioè, Dio, non è che sia un bodybuilder, però, anzi no, non l'ho mai fatto, però era per capire un attimo. Benissimo. Questi sono i ragazzi dell'Ajax. Mm-hmm.
sono piccole purtroppo le immagini, ma da una parte abbiamo un macchinario per lo squat. Scusate, il dito mi è scappato. Non succede niente. Un macchinario per lo squat, il carico è elevato, appunto. Quindi non fatevi spaventare anche se sembrano sottili i pesi, ma è abbastanza elevato. Okay. E poi abbiamo Calvin Bassey, se non sbaglio, che effettua esercizi per l'upper body, sempre con dei manubri da 25 kg l'uno, quindi non proprio un carico basso, diciamo. No, direi di no, proprio no. Andiamo avanti. Questa è la Juve. Palestra della Juve. Io ho cercato di prendere un'immagine quanto più che si avvicinasse alla realtà. Non vedo grossi macchinari, non vedo grossi pesi. No, però sembra quasi tutto da corpo libero, no? Esatto, come la scuola italiana insegna, purtroppo. Quello che dicevi prima. Tra l'altro mi stupisce, no? Che sia Bremer che Di Maria, quando arrivano quest'estate alla Juventus e per la prima volta le portano in palestra, si meravigliano dell'avanguardia, sì. Però poi magari gli esercizi non sono in linea con quello che è la struttura, no? Diciamo, esatto, così. Tra l'altro apro una parentesi su Bremer, lui si fa seguire a parte da un preparatore atletico, a parte, quindi non del mondo Juventus, dove appunto spesso mette dei reel su Instagram dove fa esercizi di forza, forza esplosiva, forza massima con sovraccarichi, quindi un grandissimo abbraccio a Bremer e lo ringraziamo. Perfetto, un po' come faceva Cristiano Ronaldo. Esattamente. Ok, ecco, e qua iniziamo a entrare in un discorso che è girato e rigirato sui giornali come titoloni, però noi vorremmo andare oltre al titolone e cercare di capire. Sì. Allora, diciamo che De Ligt è stato parecchio attaccato per questo discorso qua. Mm-hmm. Da una parte, per la mia juventinità, l'avrei attaccato anch'io. Però, però dalla parte professionale, parte, dici te, okay. Probabilmente non ha tutti i torti. Ok. Non ha tutti i torti perché anche lì al Bayern gli allenamenti sono duri, ma sono duri come in qualsiasi altra squadra che voglia chiaramente lottare per vincere tutto. Certo. Soprattutto sono degli allenamenti fatti appositamente per la performance del calciatore. Quindi lì cercano di massimizzare tutte le componenti che un calciatore ha, quindi la forza massima, esplosiva, il vertical jump, lo sprint training, e lo fanno appunto utilizzando dei carichi elevati, chiaramente, perché quello è il modo per allenarli. Mm-hmm. E le sessioni sono massacranti proprio per quel motivo lì, perché c'è bisogno di avere dei giocatori che in campo dominano. Infatti, se noi andassimo a cercare le parole di Brozovic quando l'Inter affrontò il Bayern in Champions League, Brozovic diceva che andavano a mille sostanzialmente. E questo è il frutto degli allenamenti che fanno. Ma questo, ti faccio una domanda proprio da ignorante, no? Se tu sottoponi il corpo a uno stress importante, massimizzando ogni singolo allenamento, andando a mille in ogni singolo allenamento, poi questo non può portare proprio all'infortunio? Cioè, quando il corpo viene sottoposto fortemente a stress e stress di questo tipo, non è più facile farsi male? O è più facile farsi male se il corpo non è sottoposto a stress e poi a un certo punto deve accelerare? Cioè, qual è la via giusta da seguire? Allora, la via giusta è una, è quella del recupero. Okay. Il recupero deve essere fatto in maniera proprio perfetta. Per scarico, appunto, riposo. Esatto, esattamente. La parte fondamentale, forse anche più dell'allenamento in sé, è il recupero, perché ci permette di andare a rilavorare su altre componenti o sulle stesse componenti sempre in maniera ottimale, senza il rischio di avere ricadute oppure di andare al campo di allenamento stanco. È fondamentale, quindi anche gli scienziati ci dicono che l'allenamento chiaramente deve essere accompagnato da un recupero perfetto. Ok, benissimo, questo tornerà utile anche a me e ai ragazzi che ci ascoltano, perché magari all'interno del nostro piccolo tante volte abbiamo voluto strafare per poi pagarne le conseguenze. Ok, commenti. Ok, qua nulla, ho provato a stuzzicare l'idea degli spettatori, tra virgolette. Benissimo, e allora aspettiamo i loro commenti nella sezione commenti, però una domanda te la voglio fare. Assolutamente, ovviamente sì. Puoi benissimo usare la risposta paracula, cioè non lo so perché, non,
Però idealmente, secondo te, questo tipo di preparazione atletica che ha fatto la Juventus quest'estate, anche di un certo tipo, perché poi quest'anno ci sarà, immagino, una seconda preparazione Sì. post-mondiale, cioè sarà un disastro. Ma dove volevano andare a parare? Perché mi pare di vedere che nella prima parte di stagione, quindi quella che abbiamo appena concluso, la Juventus non fosse proprio pronta a livello fisico. Magari è stata una preparazione sul lungo periodo, cioè da ottobre a novembre, per essere veramente in forma in questa prima parte. Vedendo anche il calendario che abbiamo avuto, magari possono aver pensato si va un po' più piano all'inizio, si accelera alla fine. Cioè, qual è secondo te l'idea dello staff tecnico che ha messo in pratica? Perché immagino che la preparazione la vai a fare a seconda di quando vuoi essere effettivamente in forma. Certo, Perché assolutamente sì. Ti devi quindi la porre degli piccola. obiettivi. Esatto, la piccola si deve salvare subito, deve fare un botto di punti subito e poi man mano perde in campionato. Invece la Juventus, secondo te, che cosa voleva ricercare? Allora, è una domanda difficile. Certo. Difficile, però non lo so, secondo Ci me sta, non lo so. c'è stato un errore probabilmente di valutazione, magari sottostimando gli impegni iniziali, che ha portato appunto ad avere giocatori sulle gambe da subito, anche se non so preciso cosa abbia portato a questo. Senza dubbio ci sono dei problemi, quello è inevitabile, e a questo punto non so se durante la stagione riescano a risollevarsi in Dal punto di vista maniera fisico. ottimale, perché comunque il tempo è quello che è. Possiamo sfruttare la pausa mondiali, ma tre Ma quarti della nostra giocano. squadra va a fare il mondiale, quindi è difficile adesso recuperare, è molto difficile. Perché io guardo un attimo il Milan per dire che un'altra squadra che in Italia è martoriata dagli infortuni muscolari. Sì. Forse l'anno scorso insieme a noi sono stati quella più martoriata, forse addirittura più loro che noi, però l'anno scorso hanno vinto e anche quest'anno stanno ben performando. Quindi non è tutto ricollocabile c'hai i giocatori che si fanno male, allora anche quegli altri non corrono. Perché, No, tra virgolette, assolutamente no. il tifoso, no, il tifoso pensa questo, cioè siamo rotti e non corriamo. Questo è un po' Assolutamente il no. La riassunto. squadra è composta da 22 giocatori, quindi se ne fanno male 5, ne hai 17, poi hai quelli della primavera che sia. Comunque Certo. devono rendere tutti al massimo, non può essere una giustificazione, almeno dal mio punto di vista, onesto. E il fatto che Milik in questo momento sia l'uomo più in forma della Juventus e che non abbia fatto la preparazione con la Juventus, secondo te è un dato? Perché mi ricorda molto Morata che arriva dall'Atletico con Pirlo e fa la prima parte di stagione ottima e poi si fa un po' risucchiare dallo stato di forma della Secondo Juve. me non può essere considerato come una coincidenza. Ci Ok, quindi potrebbe sono dei essere. motivi validi che avrebbero portato il nostro Milik a essere più performante di altri. Anche perché se non Assolutamente sì. sbaglio il Marsiglia dovrebbe essere pari punti col PSG o giù di lì, quindi sta facendo un Sì, ottimo risultato poi anche Tudor è Tudor. un ottimo allenatore, E quindi ha penso anche abbia anche un grande uno staff. staff. Esatto, stavo parlando di staff. Benissimo, Mattia, io direi di averti fatto bene o male tutte le domande che potevo farti. La tua previsione, che va fuori dalla Ci professionalità, va da tifoso provo. juventino, cioè proprio tifoso, secondo te. Anzi, la domanda delle domande, secondo te è più un problema fisico o mentale? Perché fino adesso abbiamo parlato della parte fisica, però sappiamo che la componente nel calcio è diversa, no? Quindi Sì. secondo te è più un problema fisico o un problema mentale? Allora, secondo me presumo sia leggermente più mentale in questo momento, Ok, nonostante abbiamo nonostante parecchi tutto, problemi. nonostante tutto. Però è mentale. E Ok, io non so dove potremmo arrivare in questo microciclo di partite, da qui al mondiale. Anche io ho abbastanza paura. E invece, se invertiamo la risposta, metti che mi hai risposto fisico. In quel caso, ha senso ora cercare di aggiustare in corsa? Cioè, perché immagino fai una preparazione, quella preparazione ti deve portare un certo tipo. E poi il resto degli allenamenti devono essere a parte tattica, calci da fermo, attacco contro difesa, insomma, devono essere queste cose qui. Avrebbe senso oggi accorgersi, ehi, ho fatto un errore nella preparazione, quindi nella parte atletica, provo a correggerlo, cioè si può fare o è più un danno che resto, dato che poi devi giocare? Beh, allora, si potrebbe fare, ma a piccole dosi. Ok. Quindi, pian piano, spesso quando subentra, ad esempio, un altro staff tecnico
quando magari cambiano allenatore. Quello che fanno i preparatori atletici è riprendere il lavoro fatto prima e inserire piano piano delle nuove varianti o nuove metodologie. Quindi cambiare tutto subito è un rischio. Questo potrebbe Si essere quindi potrebbe la soluzione della pensare, Juventus di sì, oggi, no? esatto. Si potrebbe pensare di dare continuità pian piano inserendo nuovi metodi, però a piccole dosi. Speriamo E allora incrociamo le dita affinché questo possa bene. accadere. Io, Mattia, ti ringrazio per la super professionalità. Lascio Io il ringrazio tuo. te per l'opportunità. No, ringrazio io te perché questo contenuto nasce tutto da quello che hai studiato. Lascio il tuo profilo Instagram qui sotto in descrizione, così se i ragazzi avranno voglia di farti qualche altra domanda, magari nei commenti, magari in direct su Instagram, ci siamo. Assolutamente. Grazie mille, Grazie Mattia. mille. Un abbraccio e forza Juve. Ciao Speriamo Luca, un di abbraccio e ciao a tutti. Forza risollevarsi. Juve. Ciao ciao.